E siamo arrivati all'ultimo ospite prima della sorpresa finale e quindi chiamo sul palco Salvatore Vassallo. Allora, sì, stiamo qua. E così ha scelto il professor Taddei, noi ci siamo adeguati allo schema, l'ha scelto lui. No, Filippo, hai sentito che ha detto che sei un uomo da salotto? No, ci rivedremo tutti alla 7, riproporremo questa... No, allora, Salvatore, introducevo proprio questo tema della campagna collettiva, perché abbiamo cercato di fare una campagna elettorale in cui non si facevano promesse, in cui si dicevano più dei no che dei sì, perché abbiamo detto che in campagna elettorale sono tutti buoni a dire dei sì, il problema è dire, assumersi la responsabilità delle cose che si possono fare, e cercando di avere uno spirito di squadra, cioè cercando di avere uno spirito per cui il cambiamento lo si fa solo se tutti insieme marciamo nella stessa direzione. Tu ci hai accompagnato in questo percorso, è stato anche ospite di una delle cene a casa, quindi come hai vissuto, un e mezzo, come hai vissuto questa campagna elettorale e che cosa proponi sull'idea del, appunto, il nostro slogan è il motivo è Bologna, qual è l'idea di futuro della città verso la quale dobbiamo spingere? Ok, io non sono in grado di rispondere a domande così impegnative, però mi limito a fare qualche considerazione su questa campagna, sul clima nel quale si inserisce e il contributo che a mio avviso ha già dato e può dare Marco con l'iniziativa che da un po' di tempo sta sviluppando nel PD di Bologna. È abbastanza evidente che la situazione nella quale si svolge questa campagna elettorale per le amministrative non è ordinaria. In politica c'è sempre la tentazione di dire che si trovi in un momento straordinario, ma oggi effettivamente il nostro paese non solo è in una situazione nella quale sono presenti importanti rischi e nel nostro caso anche grandi opportunità, che ci siano all'orizzonte rischi consistenti per la democrazia, per il modo in cui l'abbiamo considerata e in generale per il clima dell'opinione pubblica nei confronti della politica è evidentissimo. Qualche giorno fa in Austria rischiava di diventare Presidente della Repubblica un signore che ha simpatie politiche certamente non raccomandabili. Negli Stati Uniti un altro signore che fino a qualche tempo fa sembrava uno stravagante venuto dal nulla, che avrebbe solo fatto un po' di show, rischia di diventare Presidente della Repubblica, i sondaggi lo danno alla pari con Hillary Clinton. In molti paesi europei questa stessa ondata populista è molto forte, nel nostro paese ha diverse facce, nessuna delle quali completamente rassicurante, e per fortuna in un certo senso esiste il PD che in Italia prova ad essere un'alternativa, cioè un modo di ridare credito alla politica, che è sicuramente un discredito presso l'opinione pubblica, ma questi signori non fanno altro che aumentare il discredito, scientificamente lavorano perché il discredito della politica aumenti, anche attaccando singolarmente le persone, cercando di dimostrare che la politica non è in grado di fare il suo mestiere, e c'è un enorme rischio che molte persone siano realmente convinte che sia così. D'altro canto ci sono grandi opportunità, in parte ne siamo corresponsabili come Partito Democratico, è chiaro che ci sarà l'altro grande appuntamento che non è l'oggetto di questa serata, ma a cui costantemente pensiamo in molti di noi, che è il referendum costituzionale, che sarà un vero punto di svolta. Oggi dobbiamo poter dimostrare che esiste un'alternativa, che esiste una politica credibile, che sa fare le cose, che capisce i problemi delle persone, li traduce in politiche pubbliche. Per questo è veramente molto importante il tipo di esperienza, di modo di intendere la politica che Marco insieme ad altri ha cercato di mostrare a Bologna, e devo dire si capisce qual è il tipo di politica che è in mente, anche dagli amici che hai intorno. Il fatto che ci siano persone come Filippo, come Sandro, come Falco Mattà,
è parte di uno stesso modo di intendere che loro stessi hanno richiamato, persone che hanno una grande, vera passione per le persone, per i problemi della comunità, che hanno voglia di risolverli, ma non si limitano solo a fare politica nel senso tradizionale, nel senso del network, della raccolta del consenso, degli scambi che servono per organizzare i congressi. Cercano di risolvere i problemi studiandoli, trovando delle soluzioni, cercando quelle più intelligenti che sono a disposizione e mettendo insieme persone che hanno lo stesso stile. Ora, nel caso di Marco, noi siamo qui per sostenere lui, ma lui ha cercato, credo, nel corso degli ultimi tempi di costruire qualcosa di più che un'ambizione personale. Lo dimostra il fatto che ci sono vari candidati allo stesso consiglio comunale che lui ha in qualche modo aiutato, sollecitato, con i quali c'è un rapporto di collaborazione. Non c'è una gerarchia secondo la tradizionale cultura delle correnti, per cui c'è un capo corrente, cioè, ma ci sono persone che insieme hanno cercato di farsi venire delle idee. Potrei fare dei nomi adesso, magari non è il caso che faccia, ma chiunque di noi conosce, ci sono 5-6 consiglieri comunali che ciascuno da persona libera però ha dei rapporti, ha cercato di costruire un progetto condiviso, e penso che questa sia la vera scommessa per ridare credibilità dal basso alla politica e ridare fiducia a quelli che oggi ci guardano di sospetto, perché c'è una cosa che non possiamo sottovalutare, cioè non possiamo pensare che il fatto che a Bologna i candidati alternativi siano deboli o inesistenti fa scomparire completamente il problema. Anche a Bologna noi abbiamo bisogno di ricostruire pazientemente un rapporto con la città di fiducia, e questo non può che avvenire nel modo in cui Marco insieme ad altri ha provato a farlo negli ultimi anni. Io sono veramente molto contento di essere stato parte di questa avventura, di essere parte delle cose che ha messo in moto a Bologna, e sono sicuro che continueremo a farlo anche divertendoci, perché è un'altra caratteristica delle persone, dei circuiti che fanno politica con passione. Non la si fa sempre con l'ossessione di dovere organizzare i congressi, vincere, ottenere dei posti, ma anche divertendosi. E anche in questo l'altra parte degli amici strambi di Marco, gli organizzatori per esempio di questo evento, sono una plastica dimostrazione del fatto che la politica può essere una bella cosa fatta da gente appassionata fino al punto di essere un po' ossessiva, ma comunque alla fine serena. Grazie Salvatore. E la sfida che tu dicevi, cioè, sarà la nostra prossima sfida che ci vedrà coinvolti tutti quanti. Proprio sul tema degli strambi, io direi che non posso che concludere in maniera stramba. Prima però volevo, come tu dicevi giustamente, proprio perché siamo in una prospettiva di squadra, mi piacerebbe fare un in bocca al lupo a tutti i consiglieri comunali, anche quelli di partiti diversi come Albion Book, che è qui con me, e vedo Carla Farani, e le faccio un in bocca al lupo a nome di tutti, perché davvero è una cosa che riguarda tutti. Non vedo altri, ma se ci sono altri consiglieri comunali candidati, in bocca al lupo anche a loro. Sì, hai ragione, è un po' stramba, e noi volevamo fare qualche cosa di stramba e di laterale, e abbiamo fatto impazzire i nostri amici di Indici Opponibili, che saluto e ringrazio da dietro, cioè Laura e Andrea, perché volevamo chiudere questa serata in una maniera un po' particolare, facendo un messaggio. Di solito in questi casi si fa l'invito al voto, no? Quindi dovrei dirvi perché è importante andare a votare il 5 giugno, perché è importante andare a votare per me, perché è importante mettere la preferenza, però ovviamente sarebbe stato troppo banale farlo così, e quindi ho scelto di non fare così e invece di